La parola all'onorevole Toia per 1 minuto e 30. Signor Presidente, noi voteremo per una Commissione che si assuma fino in fondo la sua responsabilità politica di governo. Che viva di maggiore democrazia, perché la scelta che lei ha citato di ascoltare il voto degli elettori per noi è solo l'inizio di un cammino di investitura popolare che deve essere l'opzione per il completamento del progetto europeo. Cruciale sarà il rapporto col Parlamento. Qui la Commissione dovrà collaborare per i suoi programmi. Dovrà rendere conto, rispondere del suo operato e ascoltare la voce degli europei che qui si esprime. Noi le chiediamo di ribaltare, rispetto al passato, il rapporto tra politica e tecnocrazia. La politica decide, sceglie, indica una strada. La tecnocrazia non sia più usata per dire che non si può fare, ma sia impiegata per spiegare come si deve poter fare. Lei sa le nostre priorità, il piano per gli investimenti con risorse fresche, un uso intelligente e rassicurante della flessibilità, insomma crescita e occupazione. Ci dimostri davvero di aver capito la lezione che viene da questi anni di incapacità politica, di mancanza di ambizione e di forza che l'Europa ha avuto di fronte alla crisi, di fronte a 18 milioni di disoccupati, di miopia e ostinato rigore. Posso dire, lasciando persino sola la BCE ad avere coraggio. Il suo programma deve dire che cambiare si può. In Italia abbiamo vinto le elezioni europee con un progetto di cambiamento. Che cambiare si può, che crescere si deve, che le diseguaglianze vanno combattute e eliminate, perché la democrazia è fatta di diritti, di equità e di solidarietà. Il nostro voto, signor Presidente, non era scontato e non è obbligato. È però una scelta meditata e consapevole, lo sappia. È un investimento per realizzare quella visione di Europa che è mancata. È una sfida leale e inflessibile. La parola all'onorevole Sujka per 1 minuto e 30. Želim vam čestitati, gospodine Juncker, na sastavu komisije. Želim vam čestitati na ambicioznoj komisiji, na viziji koju imate. Isto tako vidim da je trebali ste niz kompromisa učiniti, ali isto tako vidim da ćete komisiju